Pomeriggio, ben ritrovati su Quasi Arte. Finalmente sono qui a registrare un nuovo video. Veramente questa è solo una prima parte di un lavoro che sto facendo ed è un lavoro che mi è stato chiesto. Un'amica mi ha chiamato un po' di giorni fa, veramente nella settimana di Pasqua, e mi ha chiesto di realizzare questo libro con attività per sensoriali per il suo bambino. Subito dopo Pasqua, quindi mi sono messa un attimo a capire di cosa si trattava, perché era un lavoro che non avevo mai fatto e quindi ho cominciato a lavorare. Allora, vi faccio vedere adesso le fasi della lavorazione e poi farò un nuovo video quando il lavoro sarà completato e assemblato, perché poi tutto assieme sarebbe stato molto lungo spiegarlo e farvi vedere in effetti passo passo la realizzazione del lavoro. Allora, tanto per cominciare, anzitutto ho deciso di che dimensione creare le pagine di questo libro e mi sono realizzata un modello su cartone. Questa è la base che poi avranno tutte le pagine ed è 25x25, un quadrato 25x25, eccolo qua. C'è la data in cui ho cominciato il lavoro. Che cosa ho fatto? Ho così creato dei fori ad 8 cm dalla base e ad 8 cm dalla parte superiore, perché questi fori poi, adesso vi faccio vedere, io li riporto su tutte le pagine che realizzo e alla fine mi serviranno per assemblare con penso un laccio, una cosa. Vediamo ancora con che cosa, non ho deciso, per assemblare tutte le pagine del libro. Ok, allora questa è la base. Su questa base ho tagliato già diverse pagine e le ho realizzate. Prima cosa, ho tagliato la copertina. La copertina, sia diciamo la parte superiore del libro che quella sul retro, l'ho realizzata in feltro. E l'ho decorata con questo orsetto che ha gli occhietti con lo stretch e quindi si apre e si chiude così. Vi faccio vedere il retro, ecco qua, tutto cucito a mano. E questi sono i fori, eccoli qua. Questi sono i fori di predisposizione che vi ho detto prima. Uno e due. Ok, questa è la copertina. Poi ho realizzato diverse pagine. Questa è la torta con la sequenza dal più grande al più piccolo e anche queste decorazioni sono tutte con lo stretch. Anche qua sotto il pacchetto regalo è con lo stretch. E poi c'è la il ah, queste sono le forme, tutte cucite a mano. Questa una parte è stata fissata con la colla e l'altra è stata cucita a mano. Questa l'ho realizzata imbottita, bella morbida e poi si va ad attaccare. Logicamente, questa è la pagina col funghetto e col nome del bambino. Logicamente, io che cosa ho fatto? Alcune pagine le ho forate sulla destra, altre sulla sinistra. Perché? Perché avendo un rovescio cucito a mano che deve essere, diciamo così, camuffato, che cosa andrò a fare? Andrò a cucire una pagina sull'altra. Mi sono dimenticata di dirvi che le pagine interne, come vedete, sono in panno lenci, solo la copertina l'ho realizzata in feltro. Questo, diciamo, è la mia idea. Poi, logicamente, ognuno lavora come più crede. Insomma, la mia idea iniziale è stata questa. Che cosa andrò a fare dopo? Ogni pagina la attacco all'altra, quindi devono avere, diciamo così, i fori corrispondenti ed eccoli qua. Poi metterò gli occhiali di metallo e da questi occhiali di metallo passeranno il cordoncino o lo spago o non so che altro per fissare il tutto. E quindi vi faccio vedere quest'altra pagina. Questa è la coccinella con la cerniera che ha sempre le macchie con lo stretch. Questa invece è la pagina dei colori. Qui ho creato un prato, questa è una spugna che poi ho cucito sempre sulla tasca che avevo realizzato. Qua c'è la cerniera per cui i colori, eccoli qua, c'è una parte fissata sulla pagina assieme alle nuvolette e questi colori che si attaccano e si staccano e scompaiono nella tasca. Questo è un altro progetto. Mentre la copertina finale
finale sarà la notte. Ecco qua, vi faccio vedere. Ho realizzato una finestra con lo stretch che si apre e dentro ci sono le stelline. E le stelline sono tutte con lo stretch e anche la luna è con lo stretch attacca e stacca. Ecco qua. Per cui il bambino si può divertire a cambiare la posizione della luna e la posizione delle stelle. Sono tutte stelle, anche qui sopra ho messo un pezzettino di velcro, così le stelle possono essere spostate, ecco qua, come più gli piace. Allora, niente, poi questa parte finale, logicamente, che dovrebbe essere l'ultima parte, lo andrò a cucire su quella che è la copertina. Questa è l'ultima pagina, quella in feltro grigio, e lo andrò a cucire così. Assemblerò tutto questo con il panno, con il punto festone, e poi vi ripeto, andrò a mettere gli anelli e qualche spago, qualcosa per legare, in modo che successivamente, se si vogliono aggiungere altre pagine con altre attività, si può fare tranquillamente, perché si aprono i lacci e si aggiungono nuove attività. Questo lavoro però non è finito, perché devo fare ancora altre attività, sicuramente a un altro paio, e poi concludo e vi faccio vedere il lavoro finito, assemblato e cucito. Va bene? Grazie mille per l'attenzione e mi raccomando, ci rivediamo per il prossimo video. Seguitemi sempre e iscrivetevi al mio canale, vi faccio vedere tante cose belle. Buona serata!